In questo file vediamo un'altra dimostrazione della formula del rendimento del ciclo di Stirling, che vale quanto quello di Carnot, cioè 1 meno la temperatura fredda diviso la temperatura calda. Qui la dimostrazione è fatta con il calcolo diretto, partendo dalla definizione di rendimento come il lavoro compiuto dal ciclo di Stirling diviso il calore assorbito durante l'isoterma di espansione. Il lavoro del ciclo si calcola attraverso il calore complessivo scambiato dal ciclo di Carnot con l'ambiente esterno. Questo perché per il primo principio della termodinamica applicato al ciclo intero, il calore scambiato nettamente dal gas in tutto il ciclo è uguale al lavoro compiuto nel complesso. E questo perché la variazione di energia interna è zero quando il gas ritorna nello stato iniziale, perché l'energia interna è una funzione di stato. Quindi per calcolare il lavoro ciclico basta sommare tutti gli scambi di calore. Nelle due isoterme AB e CD il calore è scambiato uguale al lavoro svolto o subito. E quindi possiamo utilizzare la formula con il logaritmo, sia per il calore AB che per il calore CD. Inoltre qua si rovescia il rapporto tra i volumi, quindi si scrive VC su VD e si pone un segno meno davanti al logaritmo, e poi VC su VD è uguale a VB su VA per la proprietà già dimostrata. Proprietà in base alla quale se durante l'espansione isoterma il gas per esempio triplica di volume, durante la compressione isoterma successiva il gas trimezza di volume. Invece, durante le due trasformazioni isocore del ciclo di Stirling, il calore scambiato, si calcola attraverso il calore specifico molare a volume costante. Quindi le moli per questo calore specifico per il salto termico, che è un salto termico negativo durante l'isocora di raffreddamento, e un salto termico identico ma positivo durante l'isocora di riscaldamento. Questi due calori scambiati, QBC e QDA, nelle due isocore si annullano perché sono una uguale opposta all'altra, come si vede anche dalla formula NCV e poi i due salti termici uguali opposti. E quindi per calcolare il lavoro compiuto dal ciclo di Stirling rimangono soltanto i due calori scambiati durante le isoterme. Quindi QAB meno il modulo di QCD, perché QCD era negativo. Quindi il rendimento a questo punto diventa il lavoro del ciclo, cioè la somma algebrica di questi due calori scambiati nelle isoterme, diviso il calore assorbito Q2 nell'isoterma di espansione QAB. E distribuendo la divisione rispetto alla sottrazione abbiamo 1 meno Q1 in modulo su Q2, quindi QCD in modulo su QAB. E infine, sostituendo al posto di QAB e di QCD queste espressioni con NRT logaritmi, sostituendo quelle espressioni qua, nel rapporto tra i calori i logaritmi si semplificano anche NR, rimane il rapporto fra le temperature. Quindi il rapporto dei calori diventa il rapporto fra le temperature fredda e calda. E quindi il rendimento 1 meno il rapporto dei calori diventa 1 meno il rapporto fra le temperature. E quindi abbiamo dimostrato che per il ciclo di Stirling il rendimento è uguale a quello di Carnot, 1 meno il rapporto fra le due temperature fredda e calda.